Per questo gioco ti serve solo una palla, grande o piccola, decidi tu. Lo scopo è quello di conoscere le diverse parti del corpo attraverso l'utilizzo proprio della palla. Ok, iniziamo. Allora, hai bisogno di uno spazio un po' ampio, quindi puoi stare o nel soggiorno o in cameretta tua, come preferisci, puoi farlo anche da solo o insieme a qualcuno. Prendiamo la palla e iniziamo a rotolarla intorno alle diverse parti del nostro corpo. Iniziamo proprio dalla pancia. Aiutati bene con tutte e due le mani, rotola la palla intorno alla pancia. Fai qualche giro, ok? E cambiamo anche senso, andiamo dall'altra parte. Mi raccomando, cerca di non far cadere mai la palla. So che può essere difficile, ma provaci. Però se ti cade, non fa niente, la riprendi e rinizi. Ok, ora dalla pancia passiamo alle gambe. Prima rotoliamo giù e su lungo tutta la gamba. Cerca di aiutarti bene, con tutte e due le mani. Vai, scendi e vediamo quanto è lunga la tua gamba, eh? E arriva fino al piede. Va, torna su, ora invece rotoliamo intorno alla gamba, allarga bene le gambe, fai un po' di spazio e gira intorno, gira, 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 aiutati bene con tutte e due le mani, quando arrivi giù torniamo su, vai, 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 ok, e andiamo dall'altra parte, nell'altra gamba, iniziamo sempre. Prima davanti, solo su e giù. Ok? Ci riesci? Bene con due mani, eh? Schiaccia bene la palla contro la gamba. Ok. Ora andiamo, giriamo bene intorno. Gira, gira, gira. Gira, gira, gira. E vai, piano piano torniamo su girando bene intorno. E vai. Ok, ora passiamo un po' più su, andiamo a girare intorno al collo. Attento, qua è un pochino più difficile, mi sa, eh? Aiutati bene con tutte e due le mani. Ok, ora vediamo. Questa volta prendi la palla con una mano sola, cerchi di tenere il braccio più alto possibile e giri la palla intorno, ok? Vai, ritorna. Se da una parte è un po' più difficile, tranquillo, provaci comunque. E ora andiamo dall'altra parte. Gira, 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 gira bene intorno e torno indietro. Ok, perfetto, ottimo. Se vuoi continuare, continua, se no fai pure una pausa. Ora proviamo a far diventare questo gioco un pochino più difficile. Questa volta dovremo far rotolare la palla per terra con diverse parti del corpo. Iniziamo pure, posizioniamo la palla per terra. Questa volta iniziamo solo a farla rotolare con le mani, con tutte e due. Le gambe puoi decidere tu come stare, puoi piegarle oppure anche distenderle. L'importante è che la palla rotoli bene per terra con tutte e due le mani. Ok. Molto bene. Ora, dalle mani proviamo a farla rotolare con i piedi. Alterniamo un piede alla volta. Questo è un pochino più difficile, eh? Se vuoi puoi usare anche lo stesso piede. Vai, rotolo bene e cambio piede. Vado sia avanti che indietro. Ok, ora proviamo a spostare la palla con la nostra pancia. Come facciamo? Ti sdrai, ti posizioni a terra, appoggia un po' la pancia sulla palla e cerca di farla rotolare. Ok, torniamo indietro.
fermiamo. Ok, ora prova tu con qualsiasi altra parte del corpo e vediamo cosa riesci a fare. Ora, dopo aver provato a spostare la palla con tutte le tue parti del corpo, proviamo a spostarlo a quattro zampe. Quindi ti metti in ginocchio, appoggi bene tutte e due le mani bene a terra aperte e proviamo ad andare avanti e indietro senza mai far uscire la palla dalle nostre mani e dalle nostre gambe. Avanti e andiamo anche indietro. Ok, vai, 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 appoggia bene. Ok, molto bene. Vediamo cosa riesci a fare tu.